benvenuti in questo nuovissimo video su The Sims 4, il mio primo video su The Sims 4. Infatti in questo specifico video vi faccio vedere come scaricare e installare i custom content CC, insomma contenuti aggiuntivi, come volete chiamarli, che non sono le espansioni ma sono praticamente tutti quei contenuti dove voi andate a modificare il vostro sim o aggiungete dettagli al vostro, alla vostra casa, che possono essere appunto gli oggetti o i lotti. Potete insomma scaricare qualsiasi cosa per modificare il gioco e renderlo un po' più piacevole. Come vedete io utilizzo questo sito che si chiama Simplicity e sarebbe un sito apposito dove questa persona crea questi CC, e quindi semplicemente dopo che ho trovato quello che voglio scaricare e installare clicco sul link apposito dove mi aprirà appunto un'altra pagina, attendo quei secondi e poi clicco scarica. Dopo averli scaricati me li salva nella cartella di download e da lì poi si procede all'installazione. Per installare i vostri CC avete bisogno appunto del gioco, in questo caso di Sims 4, e che sia già installato, quindi dovete avere prima tutta la vostra cartella delle cose scaricate, che alcuni file saranno zippati, quindi avete bisogno di un programma che riesca a estrapolare tutti i file zippati, quindi compressi, in questo caso io utilizzo questo qua, e in questo modo selezionandoli andiamo ad estrarre tutti questi file che sono nominati .package, che sono i file che funzioneranno, che faranno funzionare i contenuti aggiuntivi al nostro gioco. Quindi li estraete tutti, li andate a mettere in una cartella apposita che creerete. Dopo che avete estratto tutti i file e inseriti in una cartella apposita come spiegato prima, aprite una nuova finestra nel Finder, in documenti vi troverete la cartella Electronic Arts, la aprite la cartella The Sims 4 e vi trovate tutte queste cartelle, tra cui Mods. Aprite anche quella cartella, al suo interno metterete tutti i file package, ma solo i file package, perché in un'altra cartella nominata Tray, sempre all'interno della cartella The Sims, qui metterete tutto il resto del file che non hanno la punteggiatura package, appunto, perché sono file che serviranno per l'installazione di altre cose per far funzionare i vostri CC. Dopo aver inserito i vari file nelle varie cartelle, avviate The Sims 4 e alla vostra apertura potete notare appunto questa lista di tutti i CC installati. Vabbè, questo è il pacchetto celebrazione delle festività che vedremo più avanti se vorrete altri video di questo tipo. E adesso andiamo a creare la nostra Tumblr Girl nella modalità giorno. Quindi iniziamo con la modalità giorno. Prima di tutto iniziamo a creare la simmina. Diamole un bel volto, io la faccio un po' stile Kylie Jenner, un mix tra Kylie Jenner un po' più dolce di Kylie, perché Kylie a volte ha un viso un po' troppo marcato, quindi la rendo un po' più dolcina. Dopo che ho trovato la forma del viso che mi piace, inizio a truccarla. E come vedete anche qui ho installato dei nuovi CC stile Kylie Jenner. Infatti ho installato tutte le sue tinte, i vestiti che porta anche lei, perché sono fissatissima. E inizio a fare le prove dei vari vestiti. Per l'abbigliamento giorno mi piaceva un look comunque abbastanza forte, perché dato che è una ragazza Tumblr non volevo farla vestire troppo normale, quindi ho iniziato a farle indossare dei vestiti un po' succinti e renderla particolare. Quindi come vedete ho messo questo giacchettino verde con sotto questa canotta argentata e delle culotte molto molto alte, vita alta, nere, e questi stivali. Ho deciso di mettere degli stivali abbastanza alti per coprire tutta la gamba e cercare di vestirla un po' di più, ecco, rispetto al resto del corpo. Adesso continuo con la parte del viso, perché ho notato di aver installato altre cose, quindi continuavo a mettere, togliere. Io poi sono una che continua a cambiare, perché magari vedo nel complesso com'è la mia sim e poi la cambio di nuovo perché magari non mi convince. Infatti qua gli ho schiarito la pelle, l'ho fatta molto più simile a me, bianca cadaverica. Poi le ho aggiunto un fedora perché io adoro il fedora, e poi semplicemente anche il septum, ecco perché ho installato anche il pack del septum. E questo è l'abbigliamento giorno che le ho voluto dare alla mia sim. E, ah sì, ho aggiunto anche una bellissima, un bellissimo set di collane di choker. Adesso passiamo al lato elegante, quindi al secondo look. Secondo look invece ho optato per un total black, infatti decido di metterle questo vestito qui bellissimo, un po' vellutato e un po' trasparente, però ne provo prima degli altri perché volevo provare tutti quelli che avevo scaricato di Kylie. E anche qui le cambio pettinatura perché decido di darle un capello un po' più mosso e sciolto anziché la treccia.
e un po' più voluminoso, anzi più che mosso, e decido anche di metterle due space bun piccolini ai lati della testa. Infatti, come vedete, gli do un colore diverso al resto dei capelli, proprio per farli un po', per dargli un po' di colore, perché il resto è tutto total black. Anche le scarpe saranno total black. Gli metto queste zeppe con le calze nere e ovviamente septum, trucco molto molto dark. E adesso passiamo alla terza opzione, ossia quella sportiva, e come opzione sportiva decido prima di vestirla in un modo, infatti poi l'ho cambiata perché non mi piaceva. Come vedete qua provo dei leggings, ma il sedere era troppo scoperto, non mi piaceva, quindi le metto prima questo top nero, le cambio anche i capelli. E infatti prima ho provato questo tipo di cappello, ma non mi piaceva, poi ho optato anche qui per le trecce. Però ho voluto lasciarle questo cappello, questo cappellino nero, per renderla appunto un po' più sportiva. Mentre nella parte inferiore ho deciso di aggiungerle dei jeans anziché dei leggings. Ho voluto lasciarla comunque grunge. Passando al quarto outfit, quindi quello da notte, anche qui decido di lasciarle i capelli voluminosi e sciolti e le metto lo stesso una tinta labbra, però un po' più color carne. Nella parte superiore ho voluto lasciarle il top, però l'ho colorato di bianco, mentre per la parte inferiore le ho messo questi slip color carne un po' più scuri. Anche qui ci abbino delle parigine marroncine. Passiamo al look party. Inizio proprio dai vestiti, dopo mi preoccupo della parte viso e make up. Questo è molto bello, però alla fine mi sono fatta convincere da questa maglietta camouflage con questa mega cinturona dorata cromata e provo un po' di capelli diversi. Infatti alla fine vado sul grigio tranquillo, non so perché, però non so, secondo me con questa camouflage verde ci stava benissimo. Mentre per le scarpe ho deciso di usare dei sandali neri con delle calze verdi. Look tumbler anche per il sesto e ultimo outfit, che è quello da piscina. Infatti qui le cambio completamente colore di capelli, gli faccio di nuovo delle trecce e gli lascio un color rosa, biondo rosa, molto molto chiaro. E come costume ero un po' indecisa, infatti all'inizio avevo provato questo due pezzi, che in realtà mi sa che fa parte di un vero e proprio set di intimo, però non lo so, ce lo vedevo bene anche come costume, ma alla fine trovo lui, il costume della vita, che è stupendo. Non so perché non mi faceva togliere lo slip, quindi l'ho voluto lasciare e colorare di un color carne molto molto chiaro. Infatti non ci stava neanche male, copriva la parte della pancia e anche la parte del sedere, perché altrimenti dietro si sarebbero viste troppe cose quindi l'ho voluta lasciare così, per poi abbinarci, ovviamente essendo in piscina, un bel paio di occhiali, perché no, e anche qui total black. Quindi questi sono i miei 6 outfit che ho deciso per la mia Tumblr Girl. Spero che vi piacciano, fatemi sapere cosa ne pensate e se volete continuare a vedere la storia di questa sim che ho deciso di chiamare Daisy Fair, perché non ho immaginazione e quindi Fair c'è per forza, ma mi sa che lo cambierò poi. Quindi decidete insieme a me dove farla vivere e iniziamo insieme la storia di questa simmina. Fatemi sapere, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!